Benvenuti in Mar Mediterraneo, sono le ore 13.30 del 15 aprile 2016. Nave Carabiniere ha appena superato le ostruzioni che dalla città egiziana di Port Said immettono in Mediterraneo. 11 ore circa, questo è il tempo di navigazione del canale che permette di passare tra il Sinai e il territorio continentale dell'Egitto senza che le navi debbano effettuare l'intero giro del continente africano. È il canale di Suez ed è un passaggio speciale per Nave Carabiniere. Da un lato perché torna da 6 mesi di attività operativa in Oceano Indiano, dove è stata nave di bandiera della flotta di Operazione Atalanta, la missione antipirateria multinazionale di EUNAVFOR Somalia, e dall'altro perché è la sua prima volta nel tratto del canale di Suez appena inaugurato, quello che ha permesso di dimezzare i tempi di navigazione di un tratto importante, 72 km su 193 totali del canale. Il passaggio verso casa dall'Oceano Indiano è stato simbolicamente battezzato nella notte precedente 5,5 miglia nautiche a nord-est del capo di Ras Mohammed, a sud della penisola del Sinai, quando, per uno scambio di materiali e un saluto, nave carabiniere ha incontrato nave Sentinella, uno dei 3 pattugliatori italiani di stanza a Sharm el-Sheikh, all'interno dell'MFO, la forza militare di osservazione multinazionale. Poi, intorno alle 4, il rendezvous alla fonda per formare il convoglio alla cui testa viaggia nave carabiniere, con a bordo il primo dei 3 piloti egiziani che si sono alternati lungo tutto il percorso verso nord. Da questo momento la nave assume un assetto speciale, con il dispiegamento della Force Protection per mezzo del team del Reggimento San Marco e l'approntamento di alcune disposizioni importanti, tra cui il barcarizzo sempre pronto per l'imbarco e lo sbarco dei piloti. Un lungo percorso, dapprima il tratto a senso unico alternato tra argini e distese di palme da un lato e di sabbie e dune dall'altra, scortati da una camionetta militare che con un meccanismo a staffetta lungo tutto il tragitto, da terra garantisce il controllo e la sicurezza delle navi in transito. Al termine di questo tratto, i 2 laghi amari. Il canale cioè si allarga al centro delle 2 terre, in 2 laghi, uno più piccolo e uno più grande. Al cui centro compare la lingua di terra che divide i 2 tratti del canale, quello vecchio a scendere e quello nuovo a salire, dove incontriamo il convoglio southbound, che va cioè verso sud. E noi siamo tutti qui a guardare. Dalla plancia il comandante della nave, Francesco Saladino, e il contrammiraglio Stefano Barbieri, force commander della 21ª rotazione di Operazione Atalanta, controllano il coordinamento della manovra di transito, mentre l'equipaggio osserva la sua prima volta in questo percorso. La nave scivola sull'acqua, sotto il sole e il vento che mostra la corrente sulla superficie, mentre sfilano i simboli di questa costruzione faraonica, iniziata da Napoleone e raddoppiata solo qualche mese fa. Il punto nave si aggiorna con un nuovo posizionamento sulla mappa di navigazione di questi lunghi mesi. Ed infine, un'ora dopo mezzogiorno, eccoci qua. L'Egitto sfuma dietro di noi, nella foschia, all'orizzonte. Bravi a tutti, brava nave carabiniere, abbiamo scritto un capitolo importante in questa nave. Bentornati a casa, si legge nei volti di tutti. È stata lunga, emozionante, faticosa. Ora l'Italia ci aspetta e noi aspettiamo lei.